Ai vostri amici,
dell'incontro di oggi. Ti ringrazio perché non c'eri, ma non ti preoccupare, non ti faccio perdere la giornata di oggi, te la racconto io. Questo mi sembra un grandissimo esercizio di legalità. Non costa niente, tranne un prezzo messaggio. Non chiede molto coraggio, secondo me, e chi lo riceve non lo deve sentire come un rimprovero. No, lo deve sentire perché una persona cara, un suo amico, un suo conoscente, oggi gli vuole donare un po' di conoscenza. Questa è la prima cosa che mi sentirei di dire. Questo è quello che è mancato nel passato, eravamo troppo isolati, si parlava troppo di altro. E c'erano gli elementi di distrazione di massa che mentre la criminalità organizzata e vendeva dei servizi, noi eravamo impegnati in altro, eravamo impegnati in esercizi di distrazione. Vedete, voi oggi vi apprestate a diventare medici, questa è una cosa straordinaria. Studiate i meccanismi, studiate come un farmaco è efficace perché interviene in dei processi, studiate come si sviluppano delle patologie, quando arriva l'organismo estraneo, capirete, e non mi addentro in un discorso medico-scientifico, guai, perché non ne sarei assolutamente in grado, ma io credo che i vostri migliori alleati siano gli anticorpi, che immediatamente allertano, danno dei segnali. Il nostro corpo dà dei segnali a voi che ci studiate poi, che trovate con la vostra professionalità. La cura, gli anticorpi vi danno una mano enorme, credo, nelle nostre società, nelle nostre terre, nelle nostre città. Non c'erano questi anticorpi. Quando sono arrivati questi organismi estranei, che si chiamano camorra, mafie, e questi qua hanno avuto possibilità di infettare, di entrare nell'organismo e di restituire danaro. Danaro. Perché la parola magica è il danaro. Il tutto si è mosso intorno ai soldi. Quando arrivavano delle terre, scavavano enormi buchi, il danaro non veniva dal sud, veniva dal nord. Tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici che venivano scaricati, sepolti e seppelliti sottoterra, e il danaro che faceva muovere questo meccanismo di infezione era ovviamente danaro del nord. Tutto questo non ci è stato raccontato. Ha ragione Raffaele Cantone quando dice c'è stata una grandissima distrazione. C'è stata una grandissima distrazione e c'è stata in un momento fondamentale in cui tutta la struttura per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi del nord non era adeguata allo smaltimento delle sue scorie, e il sud, che non aveva questa struttura industriale, se l'è inventata la camorra. Hanno creato delle finte industrie, hanno creato delle finte società e hanno scaricato e seppellito nelle nostre terre tonnellate di veleno. Il vero tema in un'aula come questa può essere un tema quello del prestanomismo? E certo, la scienza, l'intelletto, il professionista che si vende al danaro della camorra per fare il certificato falso, che si vende al danaro della camorra per fare la perizia geologica falsa, che si vende al danaro della camorra per fare il progetto della discarica falso, è un tema quanto mai attuale, è un tema quanto mai importante, perché la camorra dalle nostre parti ha potuto fare quello che ha fatto. E attenzione, io quando dico dalle nostre parti intendo la Campania, intendo l'Italia, intendo un pezzo d'Europa. È simpatico quanto spesso noi cerchiamo di... Dove abiti, Giuliano? Nessuno dice in Campania. È strano, è una cosa che mi ha sempre colpito. Dove abiti? In Italia. Io inizio a rispondere così. Ma lei, scusi, da dove arriva? Dall'Italia. Perché la mia terra non può essere considerata una terra persa. Non può essere considerata una terra che non vi appartiene. È la nostra terra. Questo è mancato. Il prestanomismo ha creato delle barriere economiche, per cui chi era furbo, chi ci sapeva fa, sempre come si dice a Parigi, voi mi perdonerete se non uso un linguaggio accademico, ma io
da una famiglia così vecchia, cioè da contadini, quindi le mie parole sono estremamente semplici. E avendo conosciuto la notte, le terre, le campagne, gli alberi segati in 24 ore messe con la radice al sole, perché la camorra ti deve dare un segnale sicuro, il contadino che piange da solo, perché quel terreno lo deve vendere e non c'è nessuno che gli dà una mano a resistere. E ti fa parlare con loro stesso linguaggio, che voi mi perdonerete. Vedete molta gente completamente distratta, senza chiedersi da dove arriva il prodotto falso, da dove arriva tanta ricchezza. Arriva da una frase di un pentito. Mi chiese di scaricare, mi occupai personalmente di eseguire il servizio. Con i miei mezzi gettai della pozzolana per far addensare il composto e poi lo rimuovemmo e lo smaltimmo nella mia discarica. All'atto delle autorizzazioni presentai come tutti gli altri pochi documenti, la domanda in carta da bollo, ove indicai solo due località dove c'erano due buche e poi furono autorizzate come discariche. Ha ragione il sindaco De Magistris quando dice c'era l'autorizzazione, era tutto perfetto, era difficile incastrarlo. Questi sono documenti che si trovano in rete, voi siete molto più bravi di me, se non fosse per Vincenzo, che io ringrazio sempre, ogni tanto mi dà delle dritte, non saprei come muovermi nella blogosfera, che è un'arma straordinaria, la dovete utilizzare, potenziare, la dovete far diventare patrimonio anche degli altri. Vincenzo è il fratello, che ieri mi ha telefonato. E la cosa straordinaria è che questa rete non la dovete far diventare un esercizio di morale fredda, altrimenti questi qua hanno vinto. La morale fredda è come tutti quelli che hanno letto il libro di Saviano e poi per parcheggiare la propria macchina chiedono al camorrista i fascicoli e la Redo Palazzo, che allora c'è proprio di lei, inizia a via, se avessi un mandato con problema. Ah, ma io ci posso fare la mangiare, ecco, lì bisogna. Ma nella tua. Questa è la morale fredda. La morale fredda è il cavallo di ritorno. La morale fredda è il pezzotto. Non sono delle cose banali. E da lì si passa, perché la teoria del piranha ci strappano un piccolo pezzo di legalità, poco alla volta. Non ve ne accorgete, perché loro hanno delle mascelle grosse così e continuano poco alla volta, e quando il piranha ha strappato il primo pezzettino ne ha strappato il secondo, il terzo, non ce ne accorgiamo. Quando poi si fanno vivi e si presentano davanti sono troppo forti, siamo costretti a cedere, e al primo segnale anche piccolo, che non bisogna fare gli eroi, ma bisogna fare le cose che abbiamo sentito prima. Immaginate una colonna di camion che parte da Milano e arriva in Sicilia, tutti quanti messi uno in fila all'altro. Negli anni '80 erano questi che i camion arrivavano dal nord-est e venivano a scaricare. Possibile che nessuno vedeva quei camion? Tonnellate e tonnellate di rifiuti che viaggiavano su questi camion, nessuno li vedeva. La parola stessa ecomafia non esiste nella lingua italiana, è stata inventata dalle Gambini, è un neologismo. Immaginate che oggi, mentre stiamo parlando, in questo momento, non c'è il delitto di reato ambientale nel codice penale. Non c'è. La legge è bloccata in Parlamento da 20 anni. E quale migliore rivoluzione su Facebook potrebbe essere quella di lanciare una raccolta di firme per fare approvare questa benedetta legge? Non c'è. Noi stiamo parlando oggi e le forze dell'ordine non hanno in mano uno strumento efficace. Non c'è proprio la fattispecie di delitto ambientale. È un'ammenda. Si viene puniti con un'ammenda, tranne se non si fa poi
indagine approfondita così come sta facendo la magistratura. E voi pensate che in alcune zone le forze dell'ordine possono con una Fiat Punto inseguire per le strade di campagna un ecomafioso che viaggia su un SUV? Mentre noi stiamo parlando, e tra poco inizi X Factor, amici e grande fratello, non me ne ha già perdere una puntata. Mentre noi stiamo in attesa di questi eventi di cui io veramente mi dovete credere, non dormo la notte, e non voglio generalizzare, io vedo le forze dell'ordine che viaggiano ancora nelle Fiat Punto. E come si insegue in una strada di campagna una persona, un criminale, che ha scaricato con l'autocivetta, ha informato il furgone, hanno scaricato e gli hanno dato fuoco? E chi dà il fuoco ai rifiuti? E perché si dà fuoco ai rifiuti? Paradossalmente, ragionando come un camorrista, mi piacerebbe capire. Ho un carico di copertoni, tema molto caro al dottor Manfredi. Ho un carico di copertoni. Il mio obiettivo da camorrista è quello di scaricare il carico di copertoni e andare via. Perché gli do fuoco? Per attirare l'attenzione, capire i meccanismi, le indagini preventive, fare rete con la gente umile che ti spiega il perché ti dà il fuoco, perché dopo arriva qualcun altro, gli scarica le scorie di fonderia sopra e gli danno fuoco perché la temperatura che raggiunge il copertone quando va a fuoco è